Quanto Russo non mi ha fatto dormire tutta la notte, Stefani! Stefani, non dormirò mai più con te! Ora di alzarsi. Swag, io devo andare. Ciao, ci vediamo a pranzo. No, ciao Steven. È già mattino, che sonno. Ehi, sveglia, Stefani, Miki. Allora, sveglia, è mattino. No, mamma, non può essere vero, non ho chiuso occhio, Stefani, ha russato tutta la notte. Ah, svegliati, Stefani. No, dai, Miki. Stefani, sveglia. Mamma, è mattino. Posso dormire un altro po', per favore? No, andate al bagno, vestitevi e poi venite a fare colazione. No, posso rimanere a letto oggi, mamma, non mi sento tanto bene. Non sono riuscita a dormire abbastanza. Per colpa tua, Stefani, me la pagherai. Ah, Miki, perché non ti avrei fatto dormire? Non litigate di prima mattina, dai! Al bagno, lavatevi i denti e poi vestitevi. Devo proporre alla mamma e al papà due camere separate. Oh, no, Miki, a me piace dormire con te. Ma perché c'è ancora la luce spenta? Dai, ancora la mascherina da notte in faccia, Stefani, dai! Stefani, lavati il viso, come fai? Io non riesco neanche a tenere aperti gli occhi se prima non mi lavo il viso. No, volevo pettinarmi. Miki, mi aiuti a pettinare i capelli? Ah, Stefani, aspetta, mi lavo il viso e ti aiuto. Oh, aio! No, basta, basta, Miki. Oh, ai, Miki, forse non dovresti pettinare i codini. No, Stefani, forse dovresti scioglierli. Guarda quante treccine hai, come fai a pettinarli? No, a me piacciono le mie treccine, sono come quelle della mamma. Miki, Stefani, ancora in pigiama siete? La colazione è pronta, andate a vestirvi, forza! Oh, vediamo un po' cosa mi posso mettere oggi. Miki, tu come ti vesti? Penso come al solito, è il mio vestito preferito. Forse potrei mettere un vestitino per cambiare. Dai, sbrighiamoci, ho fame. No, mi aiuti a chiudere il vestitino. Stefani, ancora non sei capace di vestirti da sola. Dai, dai, chiudimi solo il retro, come faccio? Ah, sì. Grazie. Dai, andiamo a fare colazione, Miki. È una bellissima giornata. Una bellissima giornata, per te forse che hai dormito come un ghiro. Oh, finalmente, che fame! Mamma, ma il latte? Sto morendo di fame. Miki, un po' di pazienza. Ecco il latte. Tieni, Miki. E per te. Oh, suona il telefono. Vediamo chi è. Voi intanto fate colazione. Forza, che dovete andare alla scuola materna. Non fate tardi. No, per una volta potevamo anche saltarla. Ma cosa dici, Miki? È bello andare alla scuola materna. Ci sono tutti i nostri amici, io non vedo l'ora. Ma io stavo bene a letto. Gli amici possiamo vederli anche a casa di pomeriggio, non occorre andare alla scuola materna. Ma lì in teoria impari anche tante cose, Miki, dai. Ma certo, te la passo. Aspetta un attimo, stanno facendo colazione. Chi è? Mamma? Stefani, c'è una chiamata per te. Per me? Chi è?
Mamma, ma chi è? Dimmelo, Stefani, chi ha il telefono? Sono curiosa. Oh, ma che carini. Non riuscivo ad aspettare di incontrarti alla scuola materna. Che romantico. Chi è? Ash, Miki. È Phil. Ciao, Phil. Come mai mi chiami? Oh, volevi darmi il buongiorno. Buongiorno, Phil. Sì, ci vediamo tra poco. Ciao. Ho fatto, mamma, tieni. Ma che cosa ho appena assistito? Phil ti ha chiamato per darti il buongiorno quando vi vedete tra pochi minuti alla scuola materna? Ma stiamo scherzando? Che storia è questa? Amici, si chiama essere romantici. Un giorno capiterà anche a te. Dai, ed ora, forza, tutti in macchina, si parte. Sì, andiamo, Miki, dai. Cosa aspetta un attimo? Perciò Stefani è contenta di andare alla scuola materna. È innamorata di Phil. Sei innamorata di Phil, Stefani? Ti sei fatta male, Miki? No, tutto a posto. Sono solo scioccata. Stefani, Miki, andiamo, dai. Allora? I vostri zaini dove sono? Li avete lasciati in camera. Non ci posso credere, Stefani, che non mi hai detto nulla di Phil. E che cosa avrei dovuto dirti, scusa? Non c'è nulla da dire. Nulla da dire? Ma se ti ha chiamata! Allora non si può. È un amico speciale, ecco che cos'è. Ecco qui i vostri zaini. Dovete iniziare ad imparare che è importante portarlo e prepararlo la sera prima. Altrimenti vi troverete molto male quando inizierete la scuola. No, mamma, ma è così pesante! Non vedi che è più grande di noi? Faccio una fatica a portarlo ogni volta. Io mi domando perché dobbiamo portare tutto questo peso. Questa è una cosa che non mi piace della scuola, lo zaino pesante. Miki, allora non vieni? Mamma, posso rimanere a casa? Ho mal di pancia. Hai mal di pancia? E quando ti sarebbe venuto questo mal di pancia? Dopo che hai mangiato mezza confezione di cereali? Mamma, non mi credi, ho mal di pancia sul serio. Penso proprio dovrò rimanere a letto tutto il giorno. Peccato, Miki, perché oggi pomeriggio avrei portato te e Stefani al negozio di giocattoli. Allora, se hai mal di pancia, dovrei rimanere a casa, vorrà dire che prenderò qualcosa solo a Stefani. Mi è passato. Non era poi così tanto il mal di pancia, mamma. Ecco qua. Sono pronta. Su questo però Stefani ha ragione, lo zaino è proprio pesante.